Oggi, a passato e presente, parliamo della battaglia di Azio. Siamo nel 31 a.C. ed è lo scontro finale fra Ottaviano, che vincerà e dopo prenderà il nome di Augusto, imperatore Augusto, contro Antonio e Cleopatra. Non è una semplice battaglia, è quasi l'inizio di una guerra di civiltà. Da una parte la soluzione occidentale, quella impersonata da Ottaviano, dall'altra quella ellenizzante orientale, che ha i suoi punti di riferimento in Antonio e Cleopatra. Tra l'altro è un momento della storia reso celebre da un celeberrimo dramma di William Shakespeare del 1607. Della battaglia di Azio parliamo oggi con il professor Alessandro Barbero e con i nostri tre giovani storici, Saverio Albertano, buongiorno. Davide Esposito, buongiorno. E Maria Grazia Cinti. Buongiorno. Particolare studiosa Maria Grazia Cinti, stia attento professore a quello che dirà, perché ha approfondito meglio di tutti gli altri, senza nulla voler togliere a loro, la questione perché la battaglia di Azio è particolare, importante, fra le mille battaglie dell'antichità, perché noi ricordiamo la battaglia di Azio? Beh, perché noi ricordiamo un impero romano che è stato fondato da Ottaviano, sì. E Ottaviano è stato proclamato Augusto dal Senato, e dopo di lui per secoli gli imperatori hanno continuato a chiamarsi Augusti e a richiamarsi a Ottaviano come fondatore di quell'impero. Se la battaglia di Azio fosse andata in un altro modo, non l'avrebbe fondato Ottaviano l'impero, l'avrebbe fondato Antonio. E che cambiava? E cambiava moltissimo, perché Ottaviano sostanzialmente rappresentava la vecchia elite senatoria romana italiana, occidentale, legata a un primato dell'Occidente, mentre Antonio aveva avuto un'altra intuizione, cioè la potenza dell'Oriente, la ricchezza dell'Egitto, dell'Asia, che sono tutte cose che nella storia romana verranno fuori più tardi. Ecco, secoli dopo Costantino avrà un'idea del genere, spostiamoci a Oriente. Se avesse vinto ad Azio, Antonio l'avrebbe già fatto molti secoli prima. Quindi, ricordiamo, è la battaglia in cui ci sono da una parte Ottaviano, il futuro Augusto, dall'altra Antonio e Cleopatra, e lei ci sta dando una lettura suggestiva di cosa significava quell'unione fra Antonio e Cleopatra, perché noi la conosciamo, un amore in modo letterario. Certo, Shakespeare. Però in realtà è il punto di contatto fra un grande, grandissimo della storia antica, Antonio, certo. E l'Oriente rappresentato in questo caso da Cleopatra. Era un punto simbolico di congiunzione per un'ipotesi. E cosa sarebbe cambiato nella storia dell'umanità se avesse vinto al 31 a.C. l'ipotesi orientale al posto di quella occidentale? Ma probabilmente l'impero sarebbe diventato ancora prima di quello che poi è successo davvero, non l'impero romano, ma l'impero greco-romano. Bisogna dire che oggi gli studiosi di queste cose sempre più spesso tendono a dire: attenzione, noi lo capiremmo molto meglio quell'impero se lo chiamassimo l'impero greco-romano, perché la cultura dell'Oriente, le religioni dell'Oriente, fra cui il cristianesimo, no? Ecco, la ricchezza dell'Oriente sono fondamentali nella storia di Roma. Però dall'altra parte c'è un senato aggrappato all'idea di Roma, dell'Occidente, dei vecchi valori repubblicani, mentre l'Oriente vuol dire la tirannide, no? Fastosa, e dall'altra l'austerità romana. Ecco, se avesse vinto già nel primo secolo l'Oriente con i suoi valori, forse anche l'Europa sarebbe venuta fuori un'Europa greca piuttosto che latina, per esempio. Perfetto, e allora andiamo al primo capitolo di questa storia e guardiamola bene, Ottaviano contro Antonio. Due anni dopo l'uccisione di Giulio Cesare, avvenuta il 15 marzo del 44 a.C., nella battaglia di Filippi in Macedonia, i triumviri Antonio, Ottaviano e Lepido sconfiggono i suoi assassini, Giunio Bruto e Cassio Longino, e assumono il controllo delle province romane. Il popolo si augura che sia finita l'epoca delle guerre civili. Non sarà così.
Ottaviano controlla adesso l'Occidente romano, mentre Antonio amministra i domini di Oriente. Un accordo sancito dal matrimonio di Antonio con Ottavia, sorella di Ottaviano. Ed è proprio in Oriente, a Tarso, che Antonio incontra Cleopatra VII dei Tolomei, regina d'Egitto. Il suo fascino aveva già catturato il grande Cesare. Tra i due nasce un'intesa che durerà per il resto della vita. Non c'è intesa, invece, tra Ottaviano e Antonio. La loro non è un'alleanza, ma una rivalità. Antonio è un uomo di Cesare, ma Ottaviano è il suo erede designato, paladino dell'orgoglio nazionalista romano. I due danno corpo a due visioni del mondo antagoniste, destinate a scontrarsi. Ormai, i progetti di Antonio sono legati all'Oriente, all'antico regno d'Egitto che lo ha sedotto. Al fianco di Cleopatra regna ad Alessandria come un monarca orientale, sognando una monarchia più grande di quella di Alessandro Magno. Nel 34 a.C. Marco Antonio dichiara nel testamento che le nuove conquiste e i territori già acquisiti dall'Egitto saranno divisi fra i tre figli che ha con Cleopatra e Cesarione, figlio della regina avuto da Cesare. Nulla resta per Roma, né per la famiglia romana di Marco Antonio. Ma c'è di più. Antonio ripudia Ottavia e mostra di preferire Cleopatra alla legittima moglie romana. Un insulto che disgusta l'opinione pubblica di Roma. Il dado è tratto. Ottaviano non perde l'occasione e spinge il Senato a dichiarare guerra all'Egitto. Quella che a tutti gli effetti sarebbe stata una nuova guerra civile viene fatta passare per la guerra dell'Occidente romano contro le mollezze dell'Oriente greco. Antonio e Cleopatra, risoluti ad attaccare Roma, partono con la loro flotta in direzione della Magna Grecia. Il maltempo li costringe a ripiegare in Grecia, nella baia di Azio. È il 2 settembre del 31 a.C. La battaglia sta per cominciare. Maria Grazia Cinti. Sì, noi dobbiamo considerare che proprio questa difesa della romanità nei confronti della tirannide e anche un po' dell'orientalizzazione che stava vivendo l'impero romano, no? Tant'è che Ottaviano non muove guerra contro Antonio propriamente, ma muove guerra contro Cleopatra. Quindi diciamo che aggira un pochino l'ostacolo che avrebbe potuto vedere un romano contro un romano. Cioè lui preferisce un romano contro una egizia che in realtà era Tolemaica. Mossa intelligente questa, perché certo, di fronte a una opzione di questo tipo il Senato non può che scegliere un romano, perché dovrebbe scegliere un orientale. Appunto, Antonio sperava che in realtà il peso dell'Oriente fosse ormai già tale da dargli la vittoria poi sul campo, e ci va anche vicino in realtà, perché quella guerra Antonio e Cleopatra la fanno all'attacco. All'inizio sembra che siano loro che rischiano di sbarcare in Italia e andare a Roma e spiegare al Senato chi deve nominare Augusto, ecco. Poi l'azzardo di una battaglia cambia tutto, però era veramente appesa a un filo la cosa. Quanto ai romani, loro da sempre hanno questa cosa. Quello che diceva Maria Grazia Cinti, c'è qualcosa sotto. Perché Antonio accetta di perdere il favore del Senato? Perché è chiaro che il Senato, messo di fronte all'alternativa fra un romano e un'egiziana, sceglierà il romano. Perché Antonio non svela questo trucco di Ottaviano? Allora, dunque, intanto naturalmente c'è la risposta poetica: si era innamorato di Cleopatra. Io questa non l'accetto. Non la vuole questa. Non voglio, perché io sono convinto che tutta quella storia è un racconto per spiegare come a un certo punto Roma si divise fra quelli che sceglievano l'ipotesi orientale e quelli. Siccome già Cesare aveva avuto un'indulgenza per questa scelta orientale, sia l'indulgenza di Cesare che quella di Antonio vengono raccontate dalla storia come
un innamoramento. Sì, ecco, certo, è legittimo pensare. Gli austeri romani non riescono a immaginare altrimenti un leader romano che fa una scelta così strana. Certo. Allora, qual è il punto? Io credo che sia questo. Il Senato è il passato. In quel momento Roma sta vivendo una crisi di transizione spaventosa, sì. D'accordo? Nessuno sa qual è il futuro. Ottaviano forse comincia a prevederlo. Quello che Ottaviano farà sarà di dire: noi avremo un impero, un autocrate, un uomo che ha un potere assoluto, ma che lo dissimula e che di fatto continua a governare d'accordo con il Senato. Non era mica detto che andasse così. Probabilmente Antonio ha in mente un modello diverso, in cui il Senato, che è la vecchia Repubblica, la vecchia oligarchia, di fronte al nuovo sistema, alla dittatura individuale, il Senato si spazza via anche, sì. Perché no? Solo noi sappiamo che poi il modello vincente è stato l'accoppiata dell'imperator con un senato verso cui l'imperatore in teoria riservava il massimo ossequio e la massima deferenza. Senta professore, adesso entriamo, le faccio vedere un filmato su Cleopatra, regina d'Egitto, ma le chiedo prima, cosa aveva Cleopatra di così particolare per sedurre, lo dico tra virgolette, due grandi della storia come Giulio Cesare e Marcantonio? L'avverto che non le è consentito dire era bellissima, era... No, appunto, perché anzi nemmeno dire sedurre a questo punto, perché lei ci ha insegnato un attimo fa che lì sotto c'era la politica e non l'innamoramento, per quanto questi erano uomini anche sensuali e che spesso si facevano dominare dalle loro passioni, e non bisogna pensare che fossero cinici calcolatori e basta. Però non c'è bisogno del naso di Cleopatra, ecco, per sapere come mai succede questo. Il punto è che l'Egitto a noi oggi può sembrare un posto marginale, no? Del Mediterraneo. L'Egitto era, primo, il più grande regno indipendente che ci fosse ancora nel Mediterraneo. Secondo, un'antichissima civiltà che tutti ammiravano. E anche all'epoca di Roma era ancora l'antico Egitto, con i suoi dei, con i suoi geroglifici, con i suoi riti. Ecco. Poi era un paese straricco. Quando noi leggiamo sui manuali il Nilo, le inondazioni del Nilo, i raccolti di grano, lo leggiamo nel capitolo sull'antico Egitto. Ma era ancora sempre vero a quel tempo e lo sarà ancora per secoli. L'Egitto è straricco, produce abbastanza grano da mantenere tutto l'impero. E ha una regina bellissima. Vediamola, Cleopatra, regina d'Egitto. Quando nel 51 avanti Cristo Cleopatra diventa regina, l'Egitto è già uno stato satellite di Roma. Il suo regno inizia al fianco del fratello Tolomeo, come a usanza ancestrale dei faraoni egiziani. Cleopatra sedurrà gli uomini più importanti d'Occidente, piegandoli ai suoi piani. Prima Cesare, poi Marco Antonio, con il quale medita di distruggere Roma e di creare la più grande monarchia ellenistica mai esistita. Cleopatra è tante donne. La straniera che introduce a Roma gusti e costumi orientali, la maliarda che Ottaviano odia. È anche madre di Cesarione, il figlio avuto con Cesare, e di altri tre figli di Antonio. Cleopatra, lo dice Plutarco, parla sei lingue oltre al greco e anche la lingua degli antichi egizi. È una dea vivente. Tutta la sua politica mira a restituire splendore al suo regno. Le sue vicende entreranno nella leggenda e la sua morte segnerà la fine dell'età ellenistica. Professor Barbero, mi permetta di far dirimere la questione sull'aspetto fisico, la personalità anche di Cleopatra, alla nostra esperta Maria Grazia Cinti. Pensavo che toccasse a Davide, invece no, tocca a Davide. Sì, perché in realtà leggendo le fonti letterarie ci sono delle visioni opposte. Cioè, leggendo Cassiodione dice che Cleopatra era una donna di una straordinaria bellezza. Poi in realtà leggendo Plutarco dice veramente non era una donna di così straordinaria bellezza, era una donna sicuramente simpatica e intelligente. Quindi forse noi dobbiamo vedere Cleopatra come una donna che sapeva usare le proprie armi e certamente dinamica, una donna insomma diretta e non la bellezza che insomma ha incarnato nel corso dei secoli. Davide Esposito, aspetti prima. Lei che idea si è fatto di Cleopatra? Beh, diciamo che il problema è che è un personaggio fortemente mitizzato, alla fine è al centro ad esempio di un'opera di Shakespeare insieme a Marco Antonio, quindi ha un po' quell'ombra di
maledettismo anche per la sua morte. Alla fine noi storici dobbiamo cercare di riportare, diciamo, alla terra. Ma era una grossa personalità, adesso al di là dell'aspetto fisico, era un personaggio, capiva la politica, era capiva di questioni militari. Secondo lei, mi dica un sì o no. Secondo me era più Marco Antonio l'esperto. Era più Marco Antonio. Secondo lei Cleopatra è l'anima di questa alleanza o è subalterna a Marco Antonio? Allora, vogliamo dire che nessuno ne sa niente e non ne sapevano niente neanche gli autori che noi abbiamo citato adesso. Ma io ho detto l'idea che lei se n'è fatta, studiandola e ristudiandola. Io ho imparato che le idee sono una cosa pericolosa, le idee che uno si fa. Bisogna partire da quello che possiamo davvero sapere. Cassio Dione vive 2 secoli dopo, Plutarco vive 1 secolo dopo, nessuno di loro l'aveva mai vista, Cleopatra, no? Ed erano pettegoli, come molti di questi intellettuali tardo antichi. Allora, Cleopatra però è sicuramente un politico straordinario, perché si trova a giocare un ruolo di estrema difficoltà, poi perde. Sì, ma 2 volte riesce a fare la partita nell'antichità, una cosa così che mi colpisce. 2 volte nell'arco di una vita umana e a distanza di pochissimi anni. Certo, però pensate chi è Cleopatra. Cleopatra, appunto, io ho detto l'Egitto è ancora l'antico Egitto dei geroglifici, delle mummie e degli dei. Certo, però questo antico Egitto è stato conquistato da Alessandro Magno. Cleopatra è greca, è la discendente di un generale di Alessandro Magno. Questi greci, con la loro cultura razionale, appunto, e così via, hanno dovuto imparare a governare gli egiziani, cioè un popolo che invece ha una mentalità completamente diversa. Cleopatra è una greca, ma che è la figlia di un faraone egiziano, che sposa suo fratello, come facevano gli antichi egizi da millenni, cioè deve navigare fra 2 mondi, 2 culture. Brava doveva essere brava, ecco. 3 mondi, perché poi ci sono i romani, certo, che vengono a mettere il naso in Egitto. Però dice giustamente Davide Esposito che una prova provata individuale della sua capacità politica o militare non c'è stata tramandata. Militare non mi pronuncerei neanch'io, politica, insomma, appunto, come politica dice lei, c'è questa... sopravvivere a Cesare e per un pelo anche a Ottaviano non era da tutti. Va bene, entriamo allora nel secondo capitolo, che è la vera e propria battaglia di Azio, lo scontro in mare. Antonio, malgrado la sua superiorità strategica e tattica nella guerra di terra, decide di attaccare in mare. Nella flotta di Ottavia ci sono quelli che già più di una volta combatterono contro Pompeo. Le sue navi sono leggere, le tue sono barconi pesanti. Se rifiuti la battaglia sul mare, tu, così ben preparato sulla terraferma, hai partita vinta. E senza ombra di disonore per questo tuo rifiuto. Sul mare. Degnissimo signore, tu ti giochi a piastrelle l'assoluta superiorità che hai in terraferma. Frantumi il tuo esercito, costituito in prevalenza di fanterie agguerrite. Metti in un canto la tua famosa esperienza militare. Abbandoni una salda certezza di vittoria per il capriccio di buttarti all'avventura e allo sbaraglio. Io ho 60 navi che non è a di meglio Ottavio Cesare. Sul mare! È il 2 settembre del 31 a.C. Nella baia di Azio, le flotte di Antonio e di Ottaviano si fronteggiano. Improvvisamente, verso mezzogiorno, Cleopatra ordina alle sue 60 navi di ripiegare. Antonio, disorientato, la segue. È l'episodio che segnerà le sorti della battaglia e la sconfitta di Antonio e Cleopatra. Ottaviano ordina ai suoi soldati di lanciare dardi infuocati contro le navi nemiche. Migliaia e migliaia di uomini muoiono quel giorno nelle acque greche di Azio, in una battaglia navale che vede combattere romani contro romani, in un vero scontro di civiltà. Davide Esposito, a chi va il merito di quella vittoria? Cioè, con chi lo deve condividere? Ottaviano.
Beh, secondo me il merito non è assolutamente o quasi di Ottaviano, è tutto di Agrippa, cioè il comandante delle sue flotte. Perché alla fine, se noi leggiamo, Svetonio Augusto non è che fosse questo grande condottiero, anzi se ne sta in disparte, sta in una scialuppa, durante la battaglia contro Sesto Pompeo addirittura dorme, è Agrippa che fa tutto il lavoro sporco. Possiamo fidarci di Svetonio? Naturalmente no, però non bisogna mai fidarsi di nessuno. Oggi lei, professore, è molto puntuto, comunque. Però che Ottaviano non dovesse essere un grande uomo di guerra viene fuori da tutta la sua carriera. Ottaviano è un politico, è uno che sa gestire intrighi, gestire alleanze, un politico spietato quando ce n'è bisogno, e poi fa vincere le battaglie avendo scelto degli ottimi generali. Che è anche una caratteristica di un buon politico. Ecco, lei ha descritto, tra le righe, la grandezza nell'antichità. Non è necessario essere un grande condottiero. È il momento in cui la politica trionfa sulle arti militari. Perché un grande politico, e sicuramente Augusto, adesso lo chiamiamo già Augusto, lo sarà... Sì. È un grande politico, sa anche scegliersi dei generali o dei collaboratori di primissimo livello e non teme, fidando nella sua superiorità politica, non teme che questi poi congiurino contro di lui, perché uno dei motivi per cui prendevano dei collaboratori mediocri era anche quello di non avere dei possibili congiurati. Quello è un problema e lo rimarrà sempre, nel senso che la politica non è un mestiere che ti permette di riposarti, da quello che mi sembra di aver capito. Però perché Augusto poi non avrà mai congiure contro di lui? Perché nessuno ordinerà colpi di Stato? Ecco, io so che è certamente eretico paragonare Augusto a Stalin, però qualcosa in comune ce l'avevano, facevano fuori la gente prima che cominciasse a congiurare. Io credo che Augusto e Livia, sua moglie che lo aiutava a fare gli elenchi, abbiano provveduto a far fuori così tanta gente, appunto prima che diventasse pericolosa, da liberarsi il campo dai rischi di congiure, di opposizione. E poi è bravo nel comprare gli intellettuali? Mettiamo anche questo? Direi di sì. Se pensiamo a Virgilio, basta quel nome lì. Ecco l'importanza della battaglia di Azio. Dalla battaglia di Azio è innanzitutto quello che lei ha detto all'inizio, il confronto fra due ipotesi, una di quelle occasioni in cui nel 31 avanti Cristo ci sono due strade per la storia dell'umanità e se ne sceglie una. Ma se ne sceglie una che non naufraga immediatamente, perché c'è subito ad interpretarla un personaggio grandissimo della politica che ha le caratteristiche che lei ha descritto. Sì, no, è certamente così. Diciamo, non mi sentirei di dire doveva finire così per forza. Non mi sentirei di dire era inevitabile che vincesse l'Occidente, certo. Ma una volta che ha vinto aveva tutte le carte in mano per continuare, mentre chissà se Antonio le avrebbe avute invece. Ecco. Saverio Bertano? Una piccola domanda che mi sono sempre posto, tornando un secondo alla battaglia vera e propria. Fattore determinante, poiché le forze pare siano state abbastanza equilibrate, è stata la fuga, per così si può dire, di Cleopatra, che ha portato le sue 60 navi e è ritornata in Egitto e Marco Antonio l'ha seguita. Questo ritorno in Egitto, e parlo dell'Egitto e non di province romane, a me è sempre sembrato però come quasi una resa, cioè Marco Antonio non va nelle province dove vi sono delle legioni che potrebbero costituire un nuovo nucleo per ripartire, ma lui ritorna in Egitto, lui si arrende, però Ottaviano a quanto pare sbarca un anno dopo e lo fa pure fuori. Un po' di tempo dopo, infatti, ecco, non dimentichiamo che Antonio può anche aver pensato che invece l'Egitto fosse la base più sicura da cui ripartire. Perché appunto deve aver intuito a un certo momento che la sua politica di una Roma orientale era debole, intrinsecamente debole, perché la mentalità dell'aristocrazia romana non lo seguiva in quella direzione. Allora, dopo una battaglia perduta, non hai nessuna garanzia che nelle province romane, che in teoria sarebbero tue, non nasca un'opposizione che ti fa fuori. Mentre l'Egitto non è ancora una provincia romana. L'Egitto è di Cleopatra, è un regno indipendente, ha un'immensa metropoli come Alessandria, ha una potenza navale. E Antonio si è illuso di potersi trincerare lì e poi ripartire. A proposito di questo, c'era anche l'ipotesi di spostare la capitale dell'impero ad Alessandria?
Cioè, ma... se avesse vinto Antonio, oggi è la fiera dei sé e me ne scuso con gli spettatori. No, ma invece è importante. Ma se avesse vinto Antonio e Cleopatra, è possibile che la capitale... Tra l'altro Alessandria era collocata geograficamente in una posizione molto molto migliore di Roma. Fu avanzata questa ipotesi? Dunque, io non so se fu avanzata esplicitamente, in ogni però caso sarebbe implicita. Stata buona politica non dirlo troppo in giro, però sarebbe successo. Teniamo anche conto che noi parliamo della capitale dell'impero come se fosse un concetto ovvio, invece non è un concetto ovvio. L'impero ha una metropoli, cioè una città che l'ha conquistato, ed è Roma. E Roma in questo senso sarà la padrona dell'impero sempre, anche quando Costantino trasferirà a Costantinopoli. Ma la metropoli dell'impero rimane Roma. Sarà il sacco di Roma da parte dei Goti che scioccherà il mondo, anche se gli imperatori a Roma non ci stanno più da un sacco di tempo. Quindi Roma avrebbe continuato a essere il centro dell'impero, ma Antonio Augusto probabilmente avrebbe preferito abitare ad Alessandria. Certo, ma possiamo ipotizzare, parlando la lingua moderna, che sarebbe rimasto il posto simbolico Roma come capitale, come Washington e New York negli Stati Uniti. Alessandria sarebbe stata New York e forse Roma sarebbe rimasta una Washington ancora più piccola di Washington. Sì, ma forse il contrario, a dire il vero, cioè... Roma sarebbe stata New York, la grande metropoli straricca, dove è concentrato il potere finanziario ed economico. E Alessandria, che pure era straricca anche lei, sarebbe stata la capitale dei ministeri. E adesso entriamo nel terzo capitolo. Muoiono Antonio e Cleopatra e inizia l'era di cui stavamo parlando, quella di Ottaviano, che diventerà Augusto. Pensare a questa mia fine meschina, ma serba di me il ricordo. Un anno dopo la vittoria di Azio, Alessandria d'Egitto cade nelle mani di Ottaviano. Antonio preferisce la morte al disonore. E ricorda che sono un romano, vinto con onore da un romano. Nobilissimo tra gli uomini, resterò io in questo mondo spento. E senza di te è soltanto un porcile. Oh! 11 giorni dopo la morte di Antonio, Cleopatra decide di seguire il destino dell'amante. Sceglie una morte dolce, col veleno di un aspide. Povero stupidello gonfio di veleno. Arrabbiati e fa presto. Oh, Antonio, addio mia regina, chiudetevi dolci finestre delle sue pupille. Marco Antonio e Cleopatra muoiono entrambi ad Alessandria d'Egitto dopo che i romani conquistano quella città che nei loro sogni doveva essere una nuova Roma, anzi l'anti-Roma. Ottaviano fa giustiziare Cesarione e annette l'Egitto, che diventa così provincia romana. La battaglia di Azio ha decretato la fine dell'ultimo dei regni ellenistici e l'inizio del principato di Ottaviano Augusto, che si definisce primus inter pares tra i senatori, inaugurando l'era dell'impero. Sulla sua figura si accentrano tutti i poteri dello Stato, quello amministrativo e quello militare. Con il titolo di Augusto, nel 27 a.C. il suo principato viene legittimato anche da un punto di vista religioso. Ottaviano è il nuovo Romolo. Maria Grazia Cinti, Cleopatra, ultima regina dell'Egitto. Sì, Cleopatra, ultima regina dell'Egitto e dell'età ellenistica, anche se poi
come sappiamo, come abbiamo detto in precedenza, l'ellenismo dilagherà a Roma e continuerà a fiorire a Roma, perché proprio la cultura ellenistica non muore con l'ultima regina, cioè Cleopatra, anzi continua questa cultura e questo fascino. Quindi Cleopatra in sé racchiude tutto il fascino dell'ellenismo anche dopo la sua morte. Se mi posso riallacciare a proposito, Davide Esposito, certo, della questione del fascino, mi è sempre sembrato, pensando a questi personaggi della grande Roma antica, che in realtà sono gli sconfitti ad essere maggiormente celebrati: le Cleopatra, Marco Antonio, lo stesso Cesare che fa una brutta fine. Augusto mi è sempre sembrato personaggio un po' come Carlo Magno, che, su cui il Barbero ha scritto un libro, troppo perfettino per essere celebrato dalla cinematografia, alla fine. Sono i personaggi maledetti quelli che hanno successo nell'iconografia. Sì, e non soltanto a Hollywood, ma anche nei teatri di Londra al tempo della regina Elisabetta prima. È chiaro, perché, le tragedie si lei... possono fare su quelli che sono morti di mala morte e non su quelli che sono morti nel loro letto. Sì, ma c'è anche una simpatia di coloro che ne scrivono, una simpatia, un'ammirazione, un pathos comunque. Sì, in fondo è vero che noi abbiamo passato tutta buona mezz'ora a descrivere la grandezza di Augusto e ancora ne parleremo. Però Augusto, come diceva Davide Esposito, non ha mai infiammato gli animi degli scrittori di tragedie, commedie, certo, romanzi. Mentre invece Marcantonio sì, Cesare sì, Cleopatra sì, perché? Sì, e direi anche di più, visto che abbiamo assodato che non è che appunto Cassio Dione o Plutarco ne sapessero molto di esatto, più di Shakespeare, e allora forse è legittimo parlare anche di Shakespeare, perché la nostra immagine, non la realtà dell'epoca, ma la nostra immagine di quei personaggi l'ha plasmata anche Shakespeare, e tuttora continuiamo a vedere dei film, no, che magari mettono in scena le tragedie di Shakespeare. Pensi a come Shakespeare rappresenta Marco Antonio in due momenti diversissimi della sua vita. Il Marco Antonio del Giulio Cesare, che all'indomani dell'uccisione di Cesare è un giovane fortissimo, un politicante spietato, che è capace di ribaltare l'atteggiamento dell'opinione pubblica romana, no? Perché i romani stanno acclamando gli omicidi di Cesare, e poi entra in scena Marco Antonio e fa questo grandioso discorso, che poi in un film meraviglioso sarà Marlon Brando a rappresentare. Esatto. E lì Antonio è il giovane politico vittorioso, formidabile, senza scrupoli. E poi lo stesso Shakespeare rappresenta Marco Antonio un po' di anni dopo, che è l'uomo di potere ormai in declino, che ha fatto le scelte sbagliate e che si sta perdendo, no? Ecco. E anche questo è un pathos straordinario, saper rappresentare lo stesso personaggio in due modi così diversi. Forse Shakespeare ci vuole dare una sua riflessione sulla politica attraverso l'inizio e la fine di Marco Antonio. Sì, e io credo che noi potremmo tirar fuori tanti esempi di come un Mussolini giovane e un Mussolini negli anni di Salò è la stessa persona sotto certi aspetti, ma da altri punti di vista vive in tragedie completamente diverse, no? Certo. Albertano. Sì, l'Inghilterra è elisabettiana, però, descrive Marco Antonio, non saranno mai romani. Ci scordiamo spesso che Marco Antonio è stato il primo a subire la damnatio memoriae da parte della propaganda augustea, che è riuscita a dirigere in maniera perfetta la costituzione dell'identità del primo imperatore, che è Augusto. Io me lo immagino sempre nella sua veste da pontefice massimo, mentre Marco Antonio continua a rigirare, quando ci penso, l'immagine di lui nudo che corre per i Lupercalia. Cioè c'è una costituzione di una propaganda che secondo me riesce tuttora oggi a farsi sentire presente nell'immagine popolare dei due personaggi. Sì, e direi anche che un luogo comune che a noi storici dà tanto fastidio, quando la gente ci dice la storia la scrivono i vincitori. Mm-hmm. E a noi dà fastidio perché sappiamo che oggi non è così, e oggi gli storici sono liberissimi di scrivere qualunque cosa e su tutto escono libri anche dal punto di vista degli sconfitti. E invece però per l'antichità è un po' così effettivamente. Noi non abbiamo la versione di Marco Antonio o la versione di Cleopatra di quello che è successo in quegli anni, non ce l'avremo mai, mentre la versione di Ottaviano domina anche il paesaggio di Roma, insomma, ecco. Professore, prima che ci salutiamo, vorrei tornare alla battaglia di Azio. Dov'è Azio? Azio è da qualche parte sulla costa della Grecia, nel nord tra la Grecia e l'Epiro. Esatto, è in quel... Perché fu scelto quel posto? Fu scelto quel posto? Fu scelto.
Cioè, come si diceva prima, avvenne, sì. Questa è una guerra mondiale naturalmente, sì. Quella fra Augusto e Ottaviano e Cleopatra, fra Ottaviano e Antonio e Cleopatra. È una guerra mondiale, il che vuol dire che si combatte in Egitto, si combatte nei Balcani, si combatte in Grecia e Antonio e Cleopatra all'inizio progettano l'invasione dell'Italia. E per l'invasione dell'Italia ammassano le loro forze, l'esercito e la flotta che dovrà trasportarlo sulla costa greca, sì. Abbastanza a nord, potrebbero sbarcare in Puglia, per intenderci. E Ottaviano contrattacca fulmineamente, cioè prende possesso di alcuni porti, di alcune basi in Grecia, che erano indispensabili per Antonio per lanciare l'offensiva. A quel punto Antonio esita ad attaccare ed è Ottaviano che attacca. Quindi sostanzialmente la flotta di Antonio viene bloccata nella baia dove stava accumulando le sue risorse in vista della futura invasione dell'Italia. La flotta di Ottaviano attacca, quella di Antonio e Cleopatra esce ad affrontarla e si scontrano lì, ma in sostanza quello che doveva essere l'attaccante si è ridotto a essere invece il difensore. È come se, facendo un esempio di quelli strani, stravaganti, è come se poco prima dell'invasione, dell'attacco in Normandia, nel giugno del 1944, Hitler avesse attaccato l'Inghilterra. È così, se Hitler avesse avuto una flotta forte quanto quella anglo-americana, avrebbe potuto attaccare Southampton e gli altri porti dove si stava ammassando la flotta d'invasione. Antonio sottovalutò l'importanza della flotta romana in quel momento? Ma su questo anche qui devo dire che uno ha dei dubbi, perché appunto gli autori antichi ci dicono la flotta di Antonio era fatta di navi pesanti e poco manovrabili e quella di Ottaviano era fatta di navi più leggere. Non si capisce perché Antonio dovesse aver fatto fare delle navi meno manovrabili. Era un romano anche lui, era un generale romano. Forse perché doveva portare tutte le truppe. Ma però insomma, ecco, io credo che a volte dopo l'esito di una battaglia si tende a esagerare le differenze tecnologiche per spiegare come mai uno ha vinto e uno ha perso. Ma io non sono così sicuro. Professor Barbero, mi ha stregato e voglio passare assolutamente la serata e forse la nottata a leggere qualcosa in più sulla battaglia di Azio e tutto ciò che c'è intorno. Ma ecco, tutto ciò che c'è intorno, perché appunto sulla battaglia di Azio in realtà sappiamo così poco che si fa in fretta a leggere tutto quello lì che mi c'è. Ha già detto tutto. Ci lei sono le fonti adesso antiche. Voglio leggere io su... consiglierei un libro intanto che è di Giovanni Brizzi, intanto perché è di Giovanni Brizzi, cioè uno dei nostri grandissimi studiosi di storia romana, ed è il primo volume della sua Storia di Roma, la prendo un po' alla lontana quindi, che si intitola però Dalle origini alla battaglia di Azio, il che vuol dire che un grandissimo studioso della storia di Roma ha individuato la battaglia di Azio veramente come la cesura fra due epoche. Perfetto, è un libro magnifico, raccomando ai nostri spettatori di leggerlo tutto, non andare subito alla battaglia di Azio, e ringrazio il professore Alessandro Barbero e i nostri storici Saverio Albertan, Davide Esposito e in particolare, ripeto, Maria Grazia Cinti. Grazie. Passo quindi alle conclusioni. Alessandro Barbero ci ha ben spiegato che ruolo ebbe il testamento di Antonio nel far pendere le fortune dalla parte di Ottaviano. In che senso? Lo racconta Svetonio. Ottaviano si presentò davanti al Senato e lesse a sorpresa il testamento di Antonio. Antonio era ancora potentissimo, stava con Cleopatra, e da questo testamento veniva fuori che Antonio assegnava tutti i suoi diritti ereditari ai suoi figli avuti con Cleopatra e anche a Cesarione, il figlio che Cesare aveva avuto con Cleopatra stessa. Bene, fu in quel momento che il Senato si schierò completamente dalla parte di Ottaviano. L'idea che tutto ciò che avesse avuto Antonio sarebbe andato in destino a dei romano-egiziani, ai figli di Cleopatra, era un'idea che portava con sé la perdita della sovranità di Roma.